Via Rocco Pirri, colorata interamente dagli 8 splendidi bozzetti realizzati grazie all'iniziativa di Scuole in Fiore, promossa da 11 anni a questa parte. Si festeggia appunto l'undicesima edizione in questo 2016 dall'Associazione Maestri Infioratori di Noto. Una iniziativa che vuole essere, come definisce la stessa Presidente Oriana Montonelli, una palestra dei giovani e dei futuri infioratori che poi si sposteranno praticamente nella parallela via Nicolaci. Anche questa scelta della stessa via Rocco Pirri nel pieno centro storico e parallela della via Nicolaci ha un significato. Quest'anno si è voluto legare Scuole in Fiore all'infiorata, la 37esima edizione dell'infiorata di Noto, perché sposando anche il 6° congresso internazionale delle arti effimere si è scelto il tema miti, tradizioni e leggende, ma in questo caso i bambini e i ragazzi che sono stati coinvolti, praticamente tutti gli istituti comprensivi della città e l'istituto superiore Matteo Raeli, sono stati coinvolti in una sorta di omaggio alle nazioni che appunto arriveranno da qui a pochi giorni con le loro delegazioni in città per partecipare a Noto 2016, come detto, che insieme presenta la 37esima edizione dell'Infiorata e 6° congresso internazionale delle arti effimere. Un omaggio raccontato proprio dagli occhi, dalla fantasia e dai colori scelti proprio dai bambini, bambini e ragazzi, appunto studenti di Noto e della scuola di Militello di Val di Catania, che da 9 anni partecipa assiduamente a questa iniziativa di Scuole in Fiore. Undicesima edizione di Scuole in Fiore, la presidente dell'Associazione Maestri Infioratori, Oriana Montonelli, che proprio ha fatto nascere questa iniziativa, perché infioratori non diciamo che si nasce, ma si diventa già da piccoli. Sì, per noi è un'iniziativa molto importante, cerchiamo di tramandare l'arte dell'infiorata alle nuove generazioni, quindi è da 11 anni che si svolge questo progetto, lo presentiamo alle scuole di Noto e ai paesi limitrofi. E quest'anno abbiamo solo Militello, negli altri anni abbiamo avuto Spello, abbiamo avuto Genzano, però in concomitanza del congresso abbiamo deciso quest'anno di non invitare paesi per averli ospiti la settimana successiva. Questo progetto parte nel mese di gennaio, già dalle scuole, e svolgiamo una serie di lezioni gratuitamente, quindi molti soci si vanno in questi istituti, spiegano in maniera molto semplice come si realizza un tappeto, e prima sia sul disegno e poi per la realizzazione. Si danno alcuni cenni storici dell'infiorata, quindi come è nata, da 1625 che è nata a Roma, quindi si è sviluppata nel Lazio e poi è arrivata qui da noi. Grazie ai maestri di Genzano che nel 1980 sono venuti da noi. E io faccio l'infiorata, quindi da tantissimi anni abbiamo fondato questa associazione e adesso tutti i maestri infioratori vogliono tramandare quest'arte alle nuove generazioni perché sono il futuro di Noto. Senza i giovani non ci sarebbe infiorata, quindi noi ci impegniamo per questo. Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast. This is love, the E i bambini come reagiscono, ecco, quando arrivate nelle classi, sono interessati, che tipo di risposta vi danno? Quando si parla di infiorata di Noto la conoscono tutti, quindi fanno a gara chi deve entrare nel progetto, perché naturalmente è un progetto ridotto a una quarantina di unità per scuola, anche perché poi sarebbe difficile operare con un numero maggiore per ogni bozzetto, quindi i bambini sono abbastanza entusiasti di questo progetto e corrispondono benissimo. Quest'anno abbiamo avuto oltre 200 disegni da selezionare, uno per ogni istituto. Ad ogni istituto abbiamo dato una nazione diversa, quindi la Francia, la Polonia, la Corea del Sud, e naturalmente poi se ne deve scegliere uno, non quello più bello ma quello più facile, diciamo, da realizzare. Quindi loro sanno che il bozzetto scelto non è del vincitore del bozzetto, comunque c'è un gruppo, perché è importante, quando si realizza un bozzetto ci deve essere un gruppo, quindi loro sono uniti, contenti, e lo si vede anche dalla realizzazione dei tappeti.
Ormai sta diventando una tradizione che prima della settimana dell'infiorata, la terza canonica di maggio, questa in qualche modo è l'apertura e fa entrare in clima. Quindi già anche tanti turisti si fermano, guardano, osservano. Cosa vi dicono per esempio gli stessi visitatori che non perdono l'occasione anche per fare le foto e immortalarsi con i ormai arcinoti selfie? Infatti già da 4-5 anni a questa parte siamo in tema con l'infiorata, quindi ufficiale dell'infiorata di Noto. Prima si sceglievano temi diversi, proprio perché un'infiorata, quindi un'anteprima dell'infiorata di Noto, cerchiamo anche noi di utilizzare lo stesso tema. I turisti la guardano. Oggi una turista di Varese ci diceva: sono contenta perché non posso venire per l'infiorata di Noto, quindi vedo una mini infiorata, però mi rendo conto che cos'è l'infiorata, perché un conto è guardarla in televisione, sulle cartoline, un conto è proprio vedere queste mani che operano con i fiori, con la torba e creano dei disegni che poi con gli odori, perché l'infiorata è anche sensazioni, sono profumi e quindi sono molto contenti i turisti. Noi facciamo capire che c'è differenza, questa è l'infiorata dei ragazzi, quindi è una palestra dove i ragazzi si allenano per poi passare da grandi all'infiorata della Via Nicolaci. Parlavi appunto di Polonia, di paesi, perché ricordiamo che l'ospitalità del sesto congresso internazionale delle arti effimere presuppone la presenza di delegazioni straniere oltre che quelle italiane, e sono 30. Quindi il tema scelto quest'anno e quindi anche la conoscenza di questi paesi. Certo, il tema è sempre miti, tradizione e leggende. Noi abbiamo voluto puntare il primo di tutto un bozzetto siciliano, quindi tradizione dei carretti siciliani. C'è quello italiano, quindi Corea del Sud, Polonia, Francia, Germania, e anche i ragazzi sono rimasti entusiasti di questa cosa perché hanno scoperto le leggende della Polonia, come la rusalka sul lago, questa sirena che si diventava, ammaliava gli uomini. Insomma, hanno fatto anche loro delle ricerche e diciamo che anche noi abbiamo scoperto cose che non conoscevamo. Qua ci sono i piccoli infioratori che hanno conosciuto, sono entrati in contatto con questa, con quest'arte. Tu come ti chiami? Andrea Conti. Cosa hai fatto? Che disegno hai proposto? Quello là della Sicilia. La Sicilia, e hai scelto un personaggio particolare, uno dei, diciamo, dei paladini? Sì. Con la pesce. Con la pesce. Tu ti chiami? Io Paolo Conti. Che disegno hai fatto tu? La pesce. Anche tu con la pesce, ma conoscevi la leggenda prima di realizzare questo? Sì. Con la pesce era un signore che il suo re buttava tipo un qualcosa tipo d'argento, d'oro, buttava in mare e lui riusciva sempre a recuperarlo. E un giorno buttò una piccola cosa, tipo un anellino, e lui riuscì a prenderlo. Però vide che c'erano tre colonne e una di queste tre stava per crollare. E lui si mise con la mano queste tre colonne tenevano la Sicilia. E lui, cioè, per tenere la Sicilia mise la mano per sostenerla. E quindi è rimasto lì? Sì. Però ci sostiene tutti? Sì. Quindi viva con la pesce? Sì. Tu ti chiami? Carla Brigone. Che disegno hai fatto? Dei carretti siciliani. Quindi sempre le tradizioni della Sicilia. Ma tu, insomma, sei orgogliosa di essere siciliana? Sì. Ma anche il fatto di provare a fare le infiorate era una cosa che avevi fatto o è stata la prima volta per te? No, già l'avevo fatto. Cosa ti piace di più, fare il disegno o mettere i fiori? Mettere i fiori. Tu ti chiami? Camilla. Di cognome? Mazza. Camilla Mazza, che disegno hai fatto? Con la pesce. Anche tu? Ti è piaciuta questa leggenda? La conoscevi? Sì. Quale disegno ti piace di più di questi, a parte quello tuo? Quello, il primo. Quello siciliano? Ma dimmi una cosa, ti piace infiorare? Sì. E cosa ti piace in particolare, fare il disegno oppure mettere i petali, scegliere i colori? Cosa ti piace? Mettere i petali. Tu ti chiami? Dario Brigone. Allora, che disegno hai fatto, Dario? È il sole e la luna. Il sole e la luna, e cosa racconta il sole e la luna? Lo stemma? Lo stemma? Sì. Lo stemma delle maestre infioratori?
Ma tu vuoi fare l'infioratore da grande? Sì. Nome e cognome? Corrado Ruscega. Corrado, che disegno hai fatto? La pesce. La pesce è il disegno dei siciliani, della leggenda siciliana. Che colore ti piace di più di quelli che hai messo? Rosso. Il disegno l'hai fatto tu? Mia mamma. Ti chiami? Vincenzo Bufalino. Vincenzo, che disegno hai fatto? Il primo di tutti. Lo stemma? Senti, ma tu... Io sono l'autore del primo disegno. Quindi quello del caretto siciliano. Allora, il caretto siciliano, e perché hai scelto questa immagine? Mi ha attirato... Il guerriero? Sì. Mi è piaciuto molto l'immagine. Senti, vuoi invitare tutti i bambini a venire a vedere la vostra infiorata, perché domani sarà ancora tutta qui esposta, quindi invitiamo i bambini anche alla prossima settimana a venire a vedere l'infiorata? Sì, certo, venite a Noto e vedrete questa bellissima manifestazione.